Chiedi sorelle in Cristo e amici, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi in rapporto con l'amore del prossimo. Ricordiamoci in Matteo 22 quando un maestro si avvicina a Gesù Cristo e chiede: ma qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù Cristo, al versetto 37, dirà: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima. E lui dice anche: questo è il più grande dei comandamenti, ma c'è un altro che dice: amerai il tuo prossimo come te stesso. In realtà Gesù Cristo non sta citando un nuovo comandamento. Lui sta citando Deuteronomio 6, versetto 5 e Levitico 19, versetto 18. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E quello che ha attirato la nostra attenzione in questa settimana è il comportamento di Mosè. Ricordiamoci Mosè, quando il popolo ha peccato, si è fatto il vitello d'oro. Cosa ha fatto Mosè? Mosè, che era sempre perseguitato da questo popolo. Però Mosè, quando Dio gli fa la proposta di dire a Mosè: io esterminerò questo popolo, e farò di te una grande nazione, farò il nuovo patto con te. Quale bella proposta. Ma Mosè cosa risponde? Lui dice a Dio, in versetto 31, Esodo 32, da 31 a 32 è scritto: Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato. Se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Quindi lui dice: se non puoi perdonare a questo popolo, cancellami dal tuo libro di vita. Che amore. Questo Mosè che era sempre perseguitato da questo popolo. E ricordiamoci anche Gesù Cristo quando lui dirà: Padre, perdona loro perché loro non sanno cosa, fanno in Luca 23. Perché loro non sanno cosa fanno. E anche Stefano, il primo martire, in Atti 7, lui dice: perdona loro perché loro non sanno cosa fanno. Che amore, che carattere. Dio ci dice di amare il nostro prossimo, però se non nel nostro cuore non abbiamo questo sentimento, se non siamo mossi da questo sentimento in modo sincero quando facciamo la nostra preghiera al Padre, significa che non amiamo il Padre. Significa che l'amore che abbiamo per il Padre equivale all'amore che abbiamo per il nostro nemico. Che Dio ti dà il suo spirito, in modo che questo suo spirito possa realizzare questo in noi. Però noi ci dobbiamo mettere in azione, perché la vera fede è la fede che si mette in azione, la fede che opera. Non è una fede passiva, ma una fede che si mette in azione. Che Dio ci benedica, ci dà il suo spirito, in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen.